Si è tenuta venerdì 9 novembre a Perugia la presentazione dell'ultima fatica editoriale di Mario Capanna, dal titolo Noi tutti. Quello che ha visto protagonista Capanna è stato il primo appuntamento della serie I venerdì del 68, incontri promossi dall'Associazione Culturale Homo Sapiens e dedicati al periodo storico contrassegnato da grandi movimenti di massa, operai e studenteschi, che ha profondamente segnato il nostro paese. Il libro si configura, da qui anche la ragione del titolo, un po' come idealmente una lettera aperta ai 7 miliardi e mezzo di persone che abitano in questo momento la Terra. E pone una domanda, dice: amici miei, che facciamo dinanzi ai grandi e pericolosi problemi che gravano sul mondo? Allora, 50 anni fa succede questo fatto straordinario, nel senso che esplode quella che possiamo giustamente definire la più grande rivoluzione culturale con simultaneità planetaria che mai abbia visto la storia dell'uomo. Dopodiché però scatta una repressione dappertutto e in qualche modo tutto questo viene fermato. Nonostante questo strappiamo conquiste decisive di cui ancora oggi godiamo i frutti, dallo Statuto dei diritti dei lavoratori, nonostante il vile scippo dell'articolo 18 fatto dal governo Renzi, ma il nuovo diritto di famiglia, il sistema sanitario nazionale, la legge sul divorzio, sull'interruzione volontaria della gravidanza. E questo per dire che cosa? Già per arrivare a una prima conclusione, vuol dire che la lotta paga. Viceversa, quando come oggi a prevalere sono la delega, la rassegnazione, la sfiducia, il pessimismo, i problemi non vengono risolti. E non venendo risolti non è che rimangono fermi, si moltiplicano e si aggravano. Oggi siamo di fronte alla prima guerra mondiale a pezzi, alla terza guerra mondiale a pezzi, scusami, per usare la definizione pertinente di Papa Francesco. Siamo di fronte ai mutamenti climatici, cioè un'insidia che mette a repentaglio la sopravvivenza della specie umana e del pianeta. Siamo alla società cosiddette dell'1%, cioè l'1% dell'umanità che possiede beni e ricchezze superiori a quello del 99%. Mai vista una concentrazione. Quindi una sproporzione immane. Una cosa assolutamente pazzesca, no? Ecco, allora, di fronte a questi problemi, il libro dice: amici miei, aspettiamo forse che siano i governi a risolvere questi problemi, cioè coloro che li hanno creati? O invece traiamo quella che è forse la maggiore lezione che viene dai movimenti di 50 anni fa. Mettersi di nuovo in piedi, gettare sul peso della bilancia politica il cuore e la mente delle persone e della collettività, quindi sul piano individuale e collettivo. Ecco perché il 68, come dire, mantiene questa sua fervida attualità. Non si tratta di fare la marcorde, ma di guardare in avanti senza la illusione di ripeterlo, ma anzi, io dico, cercando di fare qualcosa di più e di meglio di quanto fu fatto 50 anni fa. A presenziare all'evento, che ha riscosso grande partecipazione da parte della cittadinanza, anche Stefano Vinti, dell'associazione Umbria Left. Capanna ci offre sempre la possibilità di una riflessione e di uno stimolo. Lo stimolo è quello di ricercare costantemente, diciamo, la verità, con un linguaggio che non è una marcorda, che non è un come eravamo, ma invece è il tentativo di ricollegarsi a un futuro. Questo è il libro interessante perché è anche una sorta di piattaforma politica, culturale, che ci offre, diciamo, delle tendenze, degli obiettivi, e anche e pertanto è uno strumento per capire e per utile per trasformare. E come si dice qui, come dice Capanna, il 68 è un filo che collega il passato al futuro. Il libro offre più diverse opzioni, le grandi questioni che sono relative all'equilibrio ecologico, alla pace, alla guerra, al futuro. Ma sono due concetti che io, a questo punto che c'è qui, ne vorrei approfittare, proprio perché collega il passato al futuro. Il primo è questa idea che lui ripropone della irrazionalità moderna del profitto, e l'altra, oggi più che mai, è che
suonano per me come grande obiettivo oggi, pensando a quello che succede in questa società, l'obiettivo del lavorare meno e lavorare tutti, cioè della riduzione dell'orario di lavoro per vivere meglio e per lavorare meglio. Molti hanno descritto il 68, il terrorismo, sciocchezze del genere, che era esattamente l'opposto. Nessuno era nascosto, anzi erano eccessivamente assembleari sulle piazze a volto scoperto. La partecipazione pubblica assunse una dignità che prima non aveva. È stato un movimento di liberazione da un lato, e dall'altro è stato un movimento che non rivendicava il potere, ma contestava la natura del potere. Non so se è chiaro, non so se è facile oggi capire che cosa straordinaria fu il 68, è per questo che ancora oggi è importantissimo attingerci. A un certo punto peccammo di eccessivo ideologismo. Secondo, questo produsse anche una certa rissosità tra i gruppi che componevano le diverse ali del movimento, quando era invece evidente che avremmo dovuto fare uno sforzo in più per concentrare tutte le energie nella battaglia fondamentale del rinnovamento. E però, come dice il poeta Ovidio, un bel viso non viene, come dire, abbruttito da qualche neo. C'è qualche neo, ma il viso è bello, questa non bisogna mai perdere. E perché è bello? Anche qui, non perché lo dico io, perché l'immagine che mi viene in mente erano queste folle incredibili, grandiose, coscienti, di giovani, di studenti medi, non solo universitari. E poi, nell'autunno caldo del 69, questa grande moltitudine di operai, di lavoratori, che portano la Costituzione dentro le fabbriche, perché non c'era, la Costituzione si fermava ai cancelli delle fabbriche.